Buona domenica, oggi 19 di giugno, è la dodicesima domenica del tempo ordinario. Dal Vangelo secondo Luca. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: Le folle, chi dicono che io sia? Essi risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: Ma voi, chi dite che io sia? Pietro rispose: Il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il Figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Poi a tutti diceva: Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Stiamo ancora continuando a leggere il Vangelo di Luca. Chi dice la gente che io sia? È la domanda che si fa Gesù. Le risposte della gente sono varie, ma non sono date a caso. Alcuni dicono Giovanni Battista. Chi era Giovanni Battista? Era un innocente perseguitato, un uomo buono, da tutti riconosciuto come tale, che si era attirato le ire di Erode per la gelosia di Erodiade. Ecco, l'uomo buono, l'uomo perseguitato, l'innocente che soffre. Ancora oggi tanti vedono Gesù soltanto così. Altri dicono che Gesù è Elia. Elia era il profeta dalla parola bruciante come il fuoco, l'uomo senza compromessi, l'annunciatore di una verità che ti colpisce e ti sconvolge, uno che quando parla non ti lascia mai indifferente. Gesù era così e molti oggi pensano che Gesù sia solo questo. Gli ultimi dicono uno degli antichi profeti che è risorto. Qualcuno cioè che viene da oltre il confine della morte, che viene dal mondo di Dio e giunge a noi, un essere sovrannaturale, ma in qualche modo lontano da noi, diverso, così separato dalla nostra condizione da costituire un modello, ma un modello vago, certamente non imitabile. Anche questo è un modo di parlare di Gesù nel quale molti oggi si potrebbero riconoscere. E Pietro, immagine del vero credente, risponde: Tu sei il Cristo di Dio, cioè il consacrato da Dio, l'unto con l'olio della consacrazione. Questo vuol dire Christos. E nell'Antico Testamento c'erano tre categorie di persone che venivano consacrate. Il profeta, mandato da Dio ad annunciare la parola vera e definitiva. Il re, che doveva guidare il suo popolo verso il bene. E il sacerdote, che doveva legare spiritualmente l'umanità a Dio. Gesù è davvero tutte e tre queste cose. E lo è in una maniera nuova,
e definitiva. Egli è il profeta, l'uomo della parola di Dio, il re salvatore, il sacerdote che consacra la nostra vita, cancella il nostro peccato e ci unisce a Dio. Gesù è tutte queste cose. Ma Gesù dice ai suoi discepoli che questo non lo si può capire solo con la testa. Non è questione di ragionamento. Chiede loro due cose: di tacere e di riflettere sul fatto che morirà in croce. Il mistero di Gesù lo si può comprendere soltanto a partire dal silenzio e a partire dalla contemplazione della croce. Non capiremo mai Gesù finché parleremo di Lui. Non capiremo mai Gesù finché non faremo sufficiente silenzio a lasciare che sia Lui a parlare, che sia Lui a rivelarsi al nostro cuore. E non capiremo Gesù finché lo leggeremo soltanto con i toni del successo e del trionfo, magari dell'entusiasmo oppure della contemplazione estetica. Gesù lo possiamo capire fino in fondo solo se continuiamo a tenere gli occhi fissi su di Lui anche quando è in croce, anche quando il suo volto è sfigurato, anche quando è umiliato e nessuno lo segue più, ma anzi tutti, come dice il profeta, volgono lo sguardo da un'altra parte. Solo se sappiamo guardare Gesù così, con questa apertura di cuore, possiamo scoprire il suo messaggio e capire davvero chi è. E non capirlo come un contenuto intellettuale, ma come qualcosa che ci cambia la vita, come una presenza che entra nella nostra vita e la rende nuova. Questo vuol dire conoscere Gesù.